Allora, naturalmente chiedo a Jessica di aggiornarci in tempo reale su tutto quello che sta accadendo a Roma, a Trigoria. Capiremo nel corso di questa diretta se la decisione, se l'ufficializzazione delle dimissioni di Ranieri e del nuovo allenatore potrebbero arrivare davvero a minuti. Voltiamo a pagina, parliamo degli errori arbitrali che sono accaduti nel corso di questo fine settimana. Prima, ieri sera, vediamo per cortesia quello che è accaduto a San Siro, il gol in fuorigioco, anche se poi Ma che Leonardo, fuorigioco? ai microfoni del nostro Andrea Ausilio ha detto che il gol non era in fuorigioco. Eccolo qui No, il fotogramma, è buono, è buono. Ranocchia in posizione di offside Regolarissimo. sul tiro di Karja. Questo è il fotogramma che abbiamo pescato da internet. E poi, se la regia è pronta, ecco, questo è il Cioè, è tocco pazzesco, decisivo di Ranocchio, no, decisivo, probabilmente il pallone sarebbe entrato sì. ugualmente. E poi chiedo alla regia di mandarmi in onda anche il contributo con le immagini invece del. Vai, Eccolo qua, ma questo bravissimo. Va no. bene, va bene, va bene quella foto lì. Il gol Spalla, spalla. segnato da Robinho. Questo è in bagger. Forse c'è un altro fotogramma successivo. Petto. Ma basta questo. Vabbè, dai, Nicola, bisogna essere sinceri. Guardate No, però, no, la e cosa allora, bella un attimo, è Cristian, per Ibrahimovic cortesia. sullo sfondo che diceva come gli è andata bene. E qua abbiamo anche il contributo con le immagini, ecco il tocco di braccio di Robinho e la rete del brasiliano. Vi chiediamo, con il nostro sondaggio, potete votare soltanto sul nostro profilo, sulla nostra fanpage di Facebook, qual è l'errore arbitrale più grave di questi due, il gol di Ranocchia in fuorigioco, il gol di Robinho che ha colpito il pallone con il braccio. Votate sulla nostra Ma fanpage di Facebook scusami, Campionato Stefano, dei Campioni. ma Vai, Cristian. qua bisogna vedere dov'è l'arbitro, nel senso, per quanto riguarda l'intro che è in fuorigioco, non sono se interista, lo ammetto, Ah, però no, che è perché, no, perché no, ma prima qua bisogna dicevi che vedere era in dov'è l'arbitro. fuorigioco. Guardate qua, No, l'arbitro, dov'è? C'è l'arbitro, c'è il Allora, voi non guardaline, c'è l'arbitro, c'è il guardaline. Ascolta, no, qua non avete le No, immagini allargate, l'arbitro è davanti a Robinho. sì, è vero, Ah, l'hanno fatto è vedere. davanti a Robinho. Cioè, non Cioè, come fai a non vedere questo? Capisco il gol dell'Inter, ok, era fuori gioco, tutto quello che volete, però era in confusione. Ma questo è davanti a Robinho, non può non No, dare. però se dici così no, non sei corretto, perché anche Ma no, era da c'è annullare. guardaline davanti, guardaline sulla riga di Ranocchia, non vanno Certo, fischiati. no, Una non volta, puoi fischiare. magari da 5 anni c'è l'intero Allora, ma occhio, come allora, calciopolo, indubbiamente no, è fuori gioco, questa è tosta eh però. no, È fuori no, gioco, no, cosa rispondi in realtà? Cosa sono punti rispondi? Ma ascolta, pesanti, è fuori gioco quello dell'Inter, ma questo qua è fallo di mano Sì. pazzesco, capito me. Vabbè, ma Cri, però guardaline. Tranne che avendo vinto l'Inter il giorno prima, cosa fa? Pareggiare il Milan. Riapri lo scudettone. È che ne No, mancano 12, sono punti pesanti questi. Questi sono punti è e lì è anche il Milan. Se oggi non vince la partita, c'è cioè il Napoli a pari, Sì, al l'Inter Napoli attaccata a due che punti. soffia Quindi, sul collo. beh, adesso i punti sono troppo Facchini, pesanti. allora voglio fare subito un giro di tavolo per capire secondo voi qual è stato l'errore più grave. Intanto vi diamo l'opportunità di votare sulla nostra fanpage di Facebook, Campionato Avrei dei Campioni. meditato Facchini. il gravissimo, il bagger volleistico di Robinho. Tacchinardi. Tutte e due, gravissimi, anche perché, ripeto, quello di Robinho c'è l'arbitro davanti, il guardaline. E quello dell'Inter c'è il guardaline di fronte che guarda Ranocchia, che è nettamente fuori gioco, quindi sono tutti e due errori gravissimi, uguali, più o meno clamorosi, sono clamorosi, non è un mezzo fallo, tipo poteva esserci prima sul rigore su Motta, sul calcio d'angolo che è stato tirato la maglia Motta, ok, ma questi sono errori gravissimi, che a 12 giornate dalla fine possono determinare un campionato. Nicola, entrambi, però se vai a vedere quello dell'Inter. Ma ti tiro lì due cellulari e una scala. Secondo me sai perché è grave, Stefano, quello dell'Inter e Christian? Perché lì il guardaline è perfettamente Invece posizionato. l'arbitro che è davanti a Robinho non è L'arbitro è perfettamente davanti, ma Robinho posizionato. fa un movimento diverso, perché Sì, Robinho, prende la palla con ma la mano, Robinho ecco non il movimento sta, diverso che è fa. fallo, io non sto Ma per difendere Robinho, è fallo, ma Robinho non stacca il braccio per andare volutamente ad dai. appoggiarselo sulla mano. No, non lo stacca. Lo porta in avanti, Cioè, capito? allora, Non lo diamo tempo stacca, alla lo nostra porta in avanti. regia di posizionarci sulle interviste rilasciate oggi a Sky da Sorrentino e Pellissé. Intanto, Mauro Paloschi, che cosa ha detto Allegri nel post Sì, partita sull'errore arbitrale? Poi sentiremo anche premesso che Leonardo. dagli spalti a velocità normale non si direbbe che l'avevo preso Non di si mano. capì, No, non si è no, no, non sembrava percepito. assolutamente. E un'altra premessa, Leonardo in sala stampa ha detto seriamente
che i brasiliani hanno questo modo di stoppare la palla. Quindi, sì. scusa, Allegri. Allegri. No, ma allora regolare. Cioè, Utelar, hanno questo modo di stoppare la palla. Seriamente. Allora, aspetta, nel chiaro gesto inglese, saluta la curva della Fiorentina. Zitto, saluta la Fiorentina. Vi ricordate? Sì. Perché così gli olandesi salutano le curve, così, in questa maniera. Adesso i brasiliani per stoppare stoppano così, ma perché è giusto che il Milan diventa campione. Se i brasiliani stoppano così, i giocatori dell'Inter amano stare sulla linea di porta. Allora, andiamo a sentire... come la Juventus. Sì. Andiamo a sentire per cortesia che cosa hanno detto oggi due giocatori del Chievo ai microfoni di Sky. Sì, fine partita, l'amico molto Sam, pesante, ma è stato pesante anche Biondini. Ieri sera. Sentiamo. Non ho dubbi, ma come l'ho visto io l'ha visto anche l'arbitro, perché era davanti a me, quindi per me dubbi non ce ne sono. Io non ho bisogno né di rivederlo né di chiamare per sentire, non ho bisogno di niente, fallo di mano. Poi dopo, se le grandi hanno un regolamento e noi ne abbiamo un altro, questo io non lo so. Ma più che altro credo che se avesse fatto mani sarebbe stato giusto che lui lo dicesse, ma non è, il calcio non è degli onesti, quindi, però se non ha fatto mani è stato bravo a farlo. Allora, tra poco vedremo il primo risultato parziale del nostro sondaggio. Clamoroso. Appena è pronto, regia, possiamo mandarlo pure in onda. Allora, molto arrabbiati i tacchinardi giocatori del Chievo a fine partita. Molto polemico Sorrentino. Però, allora, onestamente, parliamoci chiaro. Sono due punti, se l'Inter ieri non vince e il Milan non vince, sono due punti pesanti. Adesso cominciano a pesare i punti. Sì. Cioè Napoli sono... Eccolo qua, il primo Napoli dato. Sicuramente. Il gol di Zanocchia per il 67%, il gol di Robinho per il 33%. Continuate a votare. Vai Alessio. Cioè, sono pesanti, cominciano ad essere punti pesanti perché non è una piccola svista. Robinho va là con la mano, Ranocchia è fuori gioco dei due metri. Quindi cominciano ad essere veramente punti che determinano un campionato. Onestamente, poi a Napoli sono arrabbiati anche per il caso di Lavezzi. Comunque, avvilente che un giocatore di Serie A come Sorrentino vada davanti a un microfono e dica: se le grandi hanno un regolamento, le piccole hanno un altro regolamento, ditecelo almeno. E non gli si può dare torto. Non gli si può dare torto. Cioè, quella cosa più grave è che non gli si riesce a dare torto. Scusa, spiegami una cosa, adesso la regia ci gli fa vedere il gol segnato da Robinho. Al Chievo Facchino un gol del genere l'avrebbero annullato. Il prefattore di Romanzo Mondiale, quella gran brava persona di Sergio Pellissier, ha usato la parola disonesto. Robinho stesso è stato disonesto. Allora, l'arbitro sarà stato o disonesto o scarso, scegliete voi. Sì, però ma Robinho stesso è stato disonesto. Direttore, però questo è il luogo comune di chi vuole che le grandi siano favorite e le piccole siano favorite. Ma non è che in un campionato abbiamo tutte le domeniche. Non è un editoriale quello che ho fatto io, è cronaca. Però, carità, perché questi sono due macro errori. Eccolo qua. No, io ci ho giocato nella Juventus. Se c'è un episodio a favore, esiste la studitanza psicologica, perché oggi a Robinho te lo dice è così alla fine. Ieri al Cagliari se stessa ribaltiamo l'azione, vi fischiavano fuori gioco. Sorrentino secondo me dice le cose giuste, quindi recalcati che si gioca a fare il campionato di Serie A. Giocate voi, devono giocare soltanto le giocate grandi, voi 2-3. Inter, Milan, Juventus, Roma. Ma non l'ha detto, così anche lì ha avuto episodi a sfavore, così come li ha avuto il Milan, così come li ha avuti la Roma, la Juve, la Juventus, tutti li hanno avuti. Tra che questi erano veramente non sono giudicabili, cioè Ranocchia era fuori gioco e Robinho ha preso la palla con la mano. Sono il primo a dirlo. Cristo, sai che gli episodi contro l'Inter non me li ricordo. Se vuoi te li elenco io poi. Dai, se vuoi ricordare qualcuno. No, perché io non me li ricordo. Mi ricordo quelli contro il Palermo. Guarda, io invece mi ricordo, ad esempio, fatto così, eravamo già in vantaggio comunque 3-1, dopodiché si fece il 3-2, venne preso Milito così, trattenuto in piena area di rigore, era calcio di rigore sacrosanto detto. Attenzione, ce n'era anche un altro ieri su Thiago Motta. Calcio d'angolo con Thiago Motta affossato alla wrestling, ma nessuno ne ha parlato. E ha parlato tutte di questa faccenda che, attenzione, era fuori gioco. Ma nessuno ha fatto vedere il rigore sacrosanto su Thiago Motta di ieri nel primo tempo. Mi sbaglio, forse rivelo tutta la mia ignoranza calcistica. Mi sbaglio, Ranocchia è un po' ingenuo nel toccare questo pallone. Ti sbagli, Ranocchia è un po' forte. Però ragazzi, qui stiamo confondendo una
cosa. No, però la velocità è troppo. Sulle balzane. Tra l'altro, sull'episodio, non è proprio gol di Ranocchia. Lì è il difensore del Cagliari che si fa autorete. Ma perché è fuori gioco? Perché Ranocchia in quella posizione crea danno al difensore e lui si trova in fuorigioco. Quindi non sarebbe neanche gol di Ranocchia. Comunque al gol di Ranocchia ha risposto 10 minuti dopo un calcio di rigore netto, sacrosanto, su Thiago Motta, che è stato affossato. C'era calcio di rigore netto sull'Inter. Guarda, dove? Sei chi l'ha fatto vedere? Se non credessi, nessuno ne ha parlato, nessuno. Tutti hanno fatto vedere Ranocchia, ma se non credessi, Chris, grosso come una casa. Scusami, se non credessi alla fine alla grande legge del caos, della scarsezza incommensurabile di questi arbitri e basta, ma dovessi credere ad altri fenomeni paranormali, probabilmente però dovremmo chiudere le saracinesche, serrare gli stadi con i chiavistelli e andare tutti a casa. Però se fosse successo l'errore di ieri e oggi al Milan no, veniva fuori un punto di potere. Pensi che abbia potuto condizionare l'arbitro? Secondo me può aver condizionato, perché onestamente Robinho va là con la mano così, quindi secondo me può aver condizionato, però comunque adesso mancano 12 partite, poi questi errori qua possono determinare un campionato. Perché adesso l'equilibrio, ormai l'Inter si è avvicinata tanto, col recupero con la Fiorentina, è lì. Si è avvicinata. Sono lì, c'è ancora il derby da fare. Gli episodi adesso possono determinare. Possono cambiare addirittura, Ale, anche. Possono proprio cambiare adesso gli episodi. Una sì, ma voglio dire, potrei dire la vostra anche via SMS. Non stiamo scoprendo l'acqua calda oggi comunque. Hai detto benissimo. No, c'è su di tanza. Tu hai giocato nella Juve e in quella Juve. Quindi sai benissimo. Quando giocavamo a Torino, buttavi la palla là, ma poi il rigore. Esatto. Cadi nel Piero. O cade un altro, però, normale. Cioè, Tacchinardi da casa ti criticano, dai Jessica, leggiamo questo messaggio. Sì. Allora, ci scrivono, va bene le opinioni, ma rispetti i fatti, Tacchinardi. Il fuorigioco non è di 2 metri, ma di meno di una figura. Vabbè, la puntualizzazione. Giusto, no, ma è giusto anche. Però sta di fatto che l'Inter ha vinto per quell'episodio lì. Leggiamo anche l'altro messaggio, ci scrivono da Lecce, Jessica. Sì, esatto, Maurizio ci scrive, Lecce senza 7 titolari, Di Michele che fa la torre, Bertolacci come Pelé. Noi tifosi cosa dobbiamo subire ancora? Vabbè, lei ci aveva parecchi giocatori diffidati nella precedente partita e ha vinto meritatamente contro il Juventus. Votate il nostro sondaggio sulla nostra fanpage di Facebook Campionato dei Campioni, qual è stato l'errore arbitrale più grave. Ci ritroviamo dopo la pubblicità con un aggiornamento del sondaggio e le parole di Leonardo sul gol segnato ieri da Ranocchia. Non era fuori gioco.